buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Daniele Billitteri, sono un grande amico delle Eolie, dove vado spesso e penso che l'idea che un ospedale che serve un arcipelago di isole sia veramente una cosa raccapricciante. Il fatto che debba chiudere, non solo perché serve un bacino di utenza, diciamo così, complicato come può essere quello di un arcipelago che comprende sette isole, tutte e sette abitate, per numero di problemi che questo può comportare per il sistema sanitario. Io che mi occupo di cose comiche, perché sono un autore di testi ironici, questa se non fosse una tragedia sembra una barzelletta, cioè laddove un ospedale dovrebbe essere allargato, invece si decide di chiuderlo. Deve fidarsi del tempo buono, perché se c'è tempo cattivo neanche via mare può arrivare sino a Milazzo, tanto per dire, non è possibile. Queste sono cose assolutamente inaccettabili, contro le quali dobbiamo avere la forza di reagire e di riuscire a influenzare, come è necessario, l'opinione pubblica a difesa di un ospedale che è un servizio pubblico che viene garantito dalla Costituzione e che non dobbiamo dimenticare neanche questo, e che contribuisce a dare dell'arcipelago delle Eolie l'immagine di un posto sicuro dove, per esempio, poter trascorrere le vacanze. E allora, invece di darci la zappa sui piedi, vediamo metaforicamente di darla sulla testa a chi vuole chiudere questo ospedale.